Ciao a tutti! Per la prova prodotto di oggi, qualcosa che sicuramente avrete visto in televisione perché ci stanno bombardando con la pubblicità. Ed eccomi qui a provarlo, precisamente i tronchi, latte e cereali. Avrete visto appunto la pubblicità, adesso fanno altre due versioni oltre al tronchi classico, fanno questo qui latte e cereali e quello lì al pistacchio. Vi confesso che quello al pistacchio l'ho già provato tempo fa perché era uscito già da un po'. Non ne ho fatto la recensione, ma vi posso già dire che quello lì non mi è piaciuto tanto per il semplice fatto che dicono che è al pistacchio, ma come spesso succede con il gusto pistacchio, sa un po' di pasta di mandorle, quindi di quello lì non sono rimasta molto contenta. Se voi l'avete provato, scrivetemi le vostre opinioni su quello, perché sono curiosa di sapere se questa cosa vi piace oppure no. Io rimango sempre un po' male per questa cosa qui. Veniamo invece a quello che proverò oggi, appunto questo qui, latte e cereali. Allora, io ho comprato questa confezione da 7 barrette perché era più conveniente, speriamo che questo qui sia buono. E adesso vi vado a leggere un pochino gli ingredienti. Allora, innanzitutto cerchiamolo, eccolo qui. Ingredienti, olio vegetale, zucchero, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, farina di frumento, siero di latte in polvere, nocciola, cacao magro in polvere, fiocchi macinati, di riso, avena, segale integrale, frumento, burro di cacao, pasta di cacao, lecitine, sale, aromi, burro anidro, agenti lievitanti e grassi vegetali. Allora, molto vegetale, olio vegetale, abbastanza vaghi. Questo qui l'ho già provato mia sorella, per quello vedete il buchino su. Non le ho chiesto se le è piaciuto, ma adesso vediamo un pochino se piace a me. Allora, vi posso anche dire quante calorie sono. Sono 98 calorie per pezzo. Per prima cosa lo andiamo a vedere. Allora, l'aspetto esterno mi sembra lo stesso, forse un poco più scuro. Potrei ipotizzare che forse l'impasto è fatto con un pochino di cacao in più all'esterno. Adesso lo taglio, così vediamo bene la parte interna. Stavo per spezzarlo, ma voglio farvi vedere bene la parte interna. Ecco qui. Allora, all'interno ha un colore beige con dei puntini marroni, quindi credo che questa appunto sia la parte dei cereali. Spero lo riusciate a vedere bene. Eccolo qui. E adesso lo andiamo a assaggiare. L'odore è molto simile al tronchi tradizionale. Allora, io lo trovo molto buono, però lo trovo anche molto simile al tronchi tradizionale. In tutta sincerità non trovo una particolare differenza, se non l'aspetto, che ha un aspetto un pochino appunto più chiaro. Forse si sente un retrogusto un po' maggiore di cereali, in quell'altro si sentono un pochino più le nocciole, ma sinceramente non trovo questa grande differenza. Quindi, se vi devo dire che vale la pena di prendere un gusto diverso, in realtà non saprei, però vi assicuro che è buono. Se vi piace il tronchi tradizionale, vi piacerà anche questo, ma varia veramente, veramente poco. Quindi, per il prezzo, ho pagato l'intera confezione da 7, 2,49 euro, quindi più o meno il prezzo classico del tronchi, e come voto generale darei un 7 meno, non per il gusto, ma per il fatto che non sono rimasta particolarmente colpita dal sapore, che non trovo molto diverso da quello lì tradizionale, mentre quello al pistacchio in realtà a me personalmente non è piaciuto molto, ma non perché non sia buono assolutamente, ma per il fatto che appunto, come vi ho detto, trovo che non sappia di pistacchio ma di pasta di mandorle. Mi raccomando, datemi la vostra opinione perché sono molto curiosa, perché su questa cosa qui c'è un gusto molto personale ovviamente. Fatemi sapere, spero che questa recensione vi sia utile. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima video recensione sabato. Ciao ciao!